Siamo in compagnia di Stefano Maiorano, ultimo regalo del presidente del patron Manillo e di lo giudice a questa Juve Stabia. Vieni dal Catanzaro che sappiamo è un po' in problemi di difficoltà economica, ma soprattutto c'è la volontà un po' di ristrutturare. Eri scisso lì e adesso 2 anni di contratto con la Juve Stabia. Sì, sono contento di essere sono una squadra forte, una squadra che comunque ha un obiettivo e speriamo di raggiungerlo. Addirittura il giudice l'aveva detto insieme a Pancaro che dopo Burrai serviva un altro centrocampista proprio per rinforzare un po' l'organico. Ecco, sei arrivato tu. Ecco, descrivi un po' le tue caratteristiche. Ti piace giocare più a due, a tre, centrale, interno, esterno? Ma ho fatto sia a due che a tre, quindi riesco, mi adatto nel centrocampo come mezzala a tre e a due, uno dei due mediani. Penso che comunque il mister sa quello che voleva prendere, quindi ha messo un po' in quello le mie caratteristiche. Sei campano di nascita, quindi conosci un po' l'ambiente, fra l'altro sei stato anche a Cava, a Sorrento, quindi hai una grossa esperienza qui in Campania. Fra l'altro hai potuto vedere la Juve Stabia sia l'andata dove ha perso malamente proprio contro il Catanzaro e poi soprattutto il ritorno invece dove c'è stata questa vittoria al 92esimo. Che cosa ti ha fatto decidere di venire qui a Castellammare? Ma come ho detto, è una società che comunque è ambiziosa, un progetto importante, una piazza importante, questo è ciò che mi ha fatto sposare un po' il progetto. Un saluto ai tifosi, che ovviamente è d'obbligo in questo momento. Ti ho detto, domenica ci sta già questa partita importante, quindi risaliamo domenica. Ti aspetti già un tuo impiego, ecco, nella gara con la Casertana? Perché a centrocampo è sotto gli occhi di tutti che sia la Camera che Gidai, fra l'altro la Camera dovrebbe essere anche squalificato, quindi libererebbe un posto in più. Io sono disponibile a disposizione del mister, quindi lui deve sempre le sue scelte.